buonasera a tutti e benvenuti a questa, a questa nostra conferenza, la prima conferenza strutturata e articolata che Faremondo presenta qui nel suo nuovo spazio da poco inaugurato, che è questo Locomotive all'interno del parco del dopolavoro ferroviario. E abbiamo veramente il piacere di poter promuovere in questi giorni una tournée italiana di uno studioso assolutamente particolare e fuori dall'ordinario, Webster Griffin Tarpley. Finora le date della tournée ci hanno visti impegnati a Palermo, Napoli, Cesena, che è un po' la sede delle edizioni Macro, che con Arianna Editrice hanno curato la traduzione italiana della Fabbrica del Terrore a Cesena, e poi siamo stati a Torino, ieri a Milano con la partecipazione del premio Nobel Dario Fo, oggi appunto siamo qua, domani saremo a Roma con la partecipazione di Giulietto Chiesa e concluderemo la tournée lunedì a Siena. Ecco, con noi per una chiacchierata durante l'esposizione, la lecture corredata da diapositive, stasera abbiamo Maurizio Blondet, e poi vi spiegherò anche i motivi per i quali siamo particolarmente contenti che lui sia potuto venire qua oggi a questa conferenza. Io farò solo una breve introduzione perché l'abbiamo pensata proprio come chiacchierata. E ovviamente ci sarà spazio per diversi interventi, domande, considerazioni, al limite anche polemiche. Teniamo solo un certo ordine degli interventi e cerchiamo di limitarli magari sui 3-4 minuti, poi magari si potranno riprendere successivamente. Ecco, La Fabbrica del Terrore è un libro del quale noi avevamo auspicato la traduzione sin dalla conferenza dell'anno scorso, la conferenza internazionale dell'Arena del Sole, alla quale lo stesso Webster Tarpley fu presente. E perché? Perché è all'interno della ormai vasta letteratura sull'11 settembre, in particolare le cosiddette tesi alternative alla versione ufficiale, è un po' un unicum perché intanto proviene da un autore che aveva già un lunghissimo retroterra di analisi della cosiddetta intelligence, dei meccanismi di funzionamento dei servizi segreti, ed è anche un autore che ha un retroterra da storico non indifferente. E poi perché ci sembrava anche il testo che più si avvicinava in qualche modo alla realtà italiana, cioè all'interpretazione anche della storia italiana, in quanto Webster Tarpley, come spero molti di voi sapranno, è stato in Italia, cioè la sua formazione culturale, la sua formazione direi anche politica profonda, di attivista e di studioso nello stesso tempo, è avvenuta in Italia. Webster si è formato sui classici italiani, su Dante e poi soprattutto su Machiavelli. Come dire, è un studioso che viene da lontano, non a caso questo suo bagaglio gli permise nel 1978 subito dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, di avanzare un'ipotesi, interpretazione ad un tempo storiografica e politica di quei fatti, che poneva l'accento sul ruolo, sul coinvolgimento, sul ruolo dei servizi segreti atlantici. E già allora fu, come dire, un libro in qualche modo culto, oggetto di lunghi dibattiti, e tuttora viene studiato, anche se è difficilissimo da trovare. Da allora la sua carriera non si è mai fermata, passando attraverso tappe molto molto significative, a cominciare dalla biografia non autorizzata di George Bush padre, che è tuttora disponibile in internet gratuitamente e che è scaricata in America in milioni di versioni, di milioni di collegamenti, passando poi per dei libri degli anni 90, che magari qua difficilmente si sono letti, Sopravvivere al cataclisma e contro l'oligarchia, che fanno il punto sulla situazione finanziaria del mondo. E sono libri che, la cui attualità è venuta aumentando col passare degli anni. Poi andremo magari nello specifico su alcuni di questi temi.
Io non vorrei dilungarmi molto perché cominceremo, avremo la possibilità poi di sentire anche Maurizio Blondet, che dopo le 18 però ci dovrà lasciare perché ha un altro impegno. Ecco, terremo ovviamente il livello delle discussioni, come si suol dire, abbastanza alto, anche se non strettamente per addetti ai lavori, anche perché abbiamo anche capito in questi giorni che, lo sapevamo del resto già anche prima, che siamo oggetto di attacchi particolarmente denigratori e assolutamente ignoranti nel senso che ignorano il retroterra e lo spessore di molte delle argomentazioni degli autori che qui abbiamo e in generale del movimento per la verità sull'11 settembre. Poi possiamo anche concederci al limite una serie di battute. E io farò poi anche un discorso sullo stato attuale del movimento italiano. Non rubo altro tempo, comincerei con la esposizione di Webster Griffin Tarpley. Buonasera e tante grazie. Io mi metto qui, altrimenti non riesco a vedere le diapositive. Cioè, qualcuno sta filmando, vi dico che il vero show sta lì, non qui, quindi puntate le camere lì. E purtroppo devo chiedere ogni volta per la prossima. Ecco. Questo è il libro appena uscito, il mio dovere naturale e primordiale è di vendere questi libri, a più non posso. Per gratitudine alla casa editrice Arianna di Cesena, che fa parte del gruppo Macro, quindi comprate il libro, li abbiamo, io vi metto la firma, la dedica, e quindi se la CIA mi fa qualche brutto scherzo il valore aumenterà. È un'ottima maniera di proteggersi contro l'iperinflazione, e l'iperinflazione, come sapete, è in arrivo. Oggi è stato uno dei più bei giorni della vita mia. Sono andato in galleria a Milano stamattina, ho trovato il mio libro nella vetrina della Rizzoli, nella galleria lì a Milano, e in un certo senso un sogno che ho avuto da 43 anni, la prima volta che ho visto la galleria di Milano. Comunque anche Feltrinelli e Mondadori anche. Quindi se voi volete farmi un piacere, se avrò meritato qualcosa alla fine di tutte queste diapositive, vi prego, andate nelle librerie e chiedete a loro di ordinare La fabbrica del terrore, che poi è la versione più aggiornata di tutto questo testo. Cioè, come vedrete, in questo testo ci sono ben 25 esercitazioni e manovre collegate all'11 settembre. L'ultima, la quarta edizione americana arriva a 15 e la seconda edizione francese anche a 15, quindi il testo italiano, dico a voi quello che non dico agli americani, che la versione più aggiornata è questa, si tratta di una edizione riveduta e nuova, fatta con grande impegno ad opera del traduttore Beniamino Soressi, che è di qui di Piacenza. Magari arriverà oggi o magari lo vediamo a Roma o a Siena dopo. Sono stato in Inghilterra la settimana scorsa con più di 500 persone in 6 città. Era la tournée di Guy Fawkes. Se sapete, conoscete questa festa inglese di Guy Fawkes, si tratta di un'operazione di terrorismo sintetico e Guy Fawkes è praticamente lo zimbello più famoso di tutti i tempi. E parole come guy, no? Guy entra nella lingua inglese, se conoscete qualcosa di americano come guys and dolls, allora quel guy è proprio Guy Fawkes, you guys, fall guy, e così via dicendo, è uno zimbello il cui nome è entrato nella lingua come persona, individuo, tizio, qualcosa del genere. La prossima. Questa è la copertina originale del libro, disponibile attraverso Progressive Press, dalla California, piccola casa editrice nel deserto Mojave della California del Sud.
E qui ho messo tutte le agenzie del governo federale americano che hanno partecipato attraverso i loro contributi, attraverso questa rete trasversale di canaglie, più i due inglesi MI5 mi sembra e MI6 e poi le facce di alcuni protagonisti, le talpe come Cheney, Rumsfeld, Blair e gli zimbelli come Atta e naturalmente il califfo degli zimbelli Bin Laden. E una nota che voglio suonare oggi, bisogna ridicolizzare questo incubo, è assurdo. A Napoli abbiamo trovato uno scrittore che aveva fatto un pezzo teatrale comico di Bin Laden che arriva a Napoli e vuole fare un attacco terroristico e non ci riesce, quelli tipo non so, Totò terrorista o Bin Laden califfo di Napoli, così via dicendo. La prossima, questa è l'edizione francese dell'anno scorso, Edition 2001 a Parigi, dove vado la settimana prossima. La prossima, questa è la biografia di Bush padre. Si tratta del sito qui, Tarpley.net, il sito anti-Bush più vecchio del mondo, che io sappia, messo su nell'ottobre 96. Questo intero libro in lingua americana sta a disposizione gratis a tutto il mondo. È stato copiato milioni di volte attraverso l'internet ed è la fonte dell'interessante notizia che il nonno dell'attuale inquilino della Casa Bianca, cioè Prescott Bush, il nonno, finanziava la presa di potere di Hitler e che i soldi di Auschwitz stanno ancora nel patrimonio familiare di questa dinastia di delinquenti. Prossimo. Altro libro, adesso è diventato attuale, Sopravvivere al cataclismo, 99, una guida attraverso la peggiore crisi finanziaria della storia, con la banca Federal Reserve che va in crack, e anche la frantumazione bancarotta del Fondo Monetario Internazionale. Adesso abbiamo l'iperinflazione del dollaro e anche un panico bancario universale. Prossimo. Questo è un libro, una serie di saggi, pare che non piaccia a quel fogliaccio reazionario Il Giornale di Milano, comunque un po' di storia veneziana. Prossima. Faccio anche trasmissioni radiofoniche, se volete ascoltare in lingua americana, GCN Live, Genesis Communications Network, lì ci sono Alex Jones, ci sono Jeff Rentz e ci sono io, ogni sabato fra le 22 e le 20 e 22. La prossima. Ok, la mia introduzione, come diceva Emanuele, il mio background in tutto questo è uno studio del 78 relativo al sequestro e assassinio dell'ex primo ministro Aldo Moro. Next, prossima. E questa è la copertina, il libro quasi introvabile, appena tornerò, adesso devo fare un PDF e quindi metto a disposizione il testo. La bandiera britannica sta a indicare il fatto che Moro è stato sequestrato e ucciso dai servizi segreti della NATO. E avevamo pensato, qui in aula ci sono due vecchi amici che hanno partecipato a questo, cioè Pino Matteucci e l'amico Massimone, che erano presenti per fare questo. Abbiamo pensato di mettere la bandiera americana, abbiamo detto ma no, è un cliché, sta dappertutto. Poi pensavamo, mettiamo la bandiera della NATO, no? La rosa dei venti, ma nessuno sapeva che cosa fosse e quindi abbiamo messo la bandiera britannica per indicare praticamente che le Brigate Rosse erano state create e poi guidate, pilotate dal servizio segreto inglese, SIS, MI5, servizi segreti della NATO, la CIA e altri. Prossimo. Mi è stato chiesto di fare questo da Giuseppe Zambelletti, democristiano,
poi ministro della protezione civile, era stato sottosegretario degli interni con particolare responsabilità per i servizi segreti, è venuto da me subito dopo la morte di Moro, mi ha chiamato, convocato e ha detto: Tapli, perché non fai uno studio del comportamento dei mass media? E poi, come gli amici qui sanno, eravamo in Germania, a Wiesbaden, abbiamo dedicato le ferie estive, si può dire, a questo giugno, luglio, agosto, abbiamo fatto un ampio studio. Non sapevamo di Gladio né della P2, che non erano di dominio pubblico, però se leggete questo testo eravamo arrivati abbastanza vicini a questo. La prossima. L'idea centrale qui era il piano di Moro di fare una maggioranza stabile, non più una maggioranza tipo Weimar, dove un killer di governi come Ugo La Malfa può semplicemente rovesciare il governo, paragonabili magari a questo Dini di oggi, stesso tipo di individuo. Comunismo, veramente comunismo, si trattava di un sano riformismo di tipo socialdemocratico che sarebbe venuto fuori. Indipendenza nazionale, dialogo con i paesi arabi, e tutta una serie di cose positive, e portava al superamento dei blocchi, della linea di Yalta. E quindi la prossima, si era messo d'accordo con Berlinguer, il compromesso storico. Prossima. Questo non era accettabile per Kissinger, il quale ha interpretato una reazione addirittura isterica di tanti ambienti americani che vedevano in questo, non so, i carri armati sovietici, cose folli veramente. Comunque hanno reagito non per i sovietici, ma per l'idea di mantenere un predominio, un gioco sull'intera Europa occidentale. Germania anche. Prossima. E poi, dopo la pubblicazione del nostro studio, sappiamo che la vedova di Moro ha parlato di minacce fatte nei confronti del suo marito da un altolocato personaggio della politica estera americana. Molti hanno sospettato che fosse Kissinger. Prossima. Ed eccoci a Milano, magari quelli che sono qui in aula erano presenti. 1 maggio 78, Kissinger e Gardner, l'allora ambasciatore americano, hanno rapito Moro. Questo durante la prigionia, durante i 55 giorni. Mi sembra che questa sia una chiarezza che non era facile da trovare in quel periodo. La prossima. Comunque, grazie a tutto questo, non sono completamente oscuro. Riesco a parlare alla CNN, qui alla Fox, con un noto commentatore reazionario, un tipo di prepotente, ignorante, barbaro. Comunque, delle volte ci invitano CNN, C-SPAN, History Channel, faccio molto anche alla radio. E quindi, la prossima. Passiamo alla questione della guerra regionale in Medio Oriente e quindi la terza guerra mondiale, per cui di questo si tratta. Tutti sanno che adesso c'è la sconfitta convenzionale degli Stati Uniti in Iraq, c'è la sconfitta convenzionale della NATO in Afghanistan, c'è la destabilizzazione del Pakistan in atto, gli israeliani sono stati sconfitti nettamente dall'Hezbollah l'estate scorsa. Ma adesso tutta la questione strategica mondiale ruota intorno all'attacco statunitense nei confronti dell'Iran, che è addirittura l'ossessione della frazione di cui Cheney è il portavoce. Adesso io direi spesso Cheney, se dico Cheney non voglio dire un vecchio alcolizzato con 4 infarti, 3 bypass, 3 pacemakers, un bypass quadruplo che non riesce a sparare, così. Se dico Cheney voglio dire la frazione di Cheney, i controllori di Cheney, i sostenitori di Cheney, l'ufficio di Cheney, i Cheneyacs, come si può dire. La prossima.
La destabilizzazione del Pakistan adesso va forte e rimonta a questo incontro qui. Verso la fine di febbraio Cheney è andato in Pakistan per preparare l'attacco all'Iran, siccome questa è la frontiera est dell'Iran. E Cheney ha detto a Musharraf, presidente pakistano, adesso tu devi aggredire l'Iran, tu farai l'invasione dell'Iran con la tua arma atomica, cioè volevano usare la bomba islamica contro gli iraniani per distruggere entrambi queste potenze. Musharraf ha avuto grande merito di dire no, non ci sto. In quel momento scattò il meccanismo della destabilizzazione. La New York Times pubblicava nomi, un elenco di nomi di generali della NATO, di generali che gli Stati Uniti avrebbe gradito come colpisti per rimpiazzare Musharraf. La prossima. È andato anche in Afghanistan a parlare con Karzai, anche qui non è che abbia avuto grandi risultati. Karzai poi ha detto che vuole essere un buon vicino per gli iraniani. La prossima. Lo scopo di tutto questo è la realizzazione di questo scenario demonico addirittura, lo scontro delle civiltà ad opera di Samuel Huntington, che poi è un po' il re dei neocon, perché è stato lui a sfornare questo scenario generale, più o meno che il predominio mondiale anglo-americano si può conservare soltanto promuovendo la guerra di tutti contro tutti, no? Bellum omnium contra omnes, tutti i gruppi culturali contro tutti gli altri. Soprattutto gli arabi musulmani sono concepiti come una sfida a Londra e a New York per motivi della loro crescita demografica. I cinesi sono una minaccia per motivi connessi alla loro crescita economica. I russi per la potenza militare. E quindi questo ti dà un po' la scaletta verso la terza guerra mondiale. La prossima. E naturalmente all'interno di questo c'è il piano di Bernard Lewis, non so se è visibile, ma più o meno si tratta della balcanizzazione, la Macedonia di frutta, il Medio Oriente, di tutti i paesi, ad esempio l'Iraq tagliata in tre pezzi, Sudan due pezzi, Turchia, vari pezzi, Kurdistan, poi Italia, Iran, Iraq, Siria e Turchia, Pakistan, 4-5 pezzi, Iran addirittura 6 pezzi, come vedete qui. E ciascuno di questi staterelli poi, rump states, verrebbero fuori così deboli da non poter resistere a Exxon Mobil, alla BP, e alle altre ditte, o alla Chase Manhattan, alla JP Morgan Chase o Citibank o quello che sarà. La prossima. Autore di questo è l'agente britannico Bernard Lewis, uscito fuori dalla British Arab Bureau durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il guru statunitense della politica medio orientale. Adesso ha celebrato 80 anni, sono venuti Kissinger e Cheney per celebrarlo e festeggiarlo. Quindi un pezzo grosso. La prossima. Tutto dipende adesso dallo stretto di Hormuz, già perno dell'impero coloniale portoghese nel 600 addirittura, poi conquistato dagli olandesi, quindi uno stretto narrow sea di grande valore imperiale. Se gli Stati Uniti aggrediranno l'Iran, tutta questa costa diventerà teatro di guerra con siluri, mine vaganti, olio bruciante sulle acque, fucili, carri armati, pezzi di artiglieria, qualsiasi cosa, e anche semplicemente affondando delle navi qui nello stretto. Si può bloccare un terzo del petrolio mondiale, che vuol dire che saranno $1,000 per comprare un barile di petrolio e un'iperinflazione pazzesca. Quindi qui si tratta della fine della vita come noi l'abbiamo conosciuta finora. Ed ecco perché bisogna cominciare a muoversi. La prossima. L'esercito americano in questa situazione, se fosse tagliato lo stretto di Hormuz, starebbe in condizioni abbastanza critiche. La linea di approvvigionamento va così, no? Da Kuwait fino a Baghdad. Già oggi l'esercito del Mahdi potrebbe tagliare qui, perché
tutte le forze internazionali se ne sono andate. Adesso stanno partendo gli ultimi, gli inglesi. Qui ci sarà un vuoto strategico e quindi la possibilità per i Mahdi di attaccare con mitragliatori, bazookas, tutto il resto. E poi gli iraniani ancora peggio, allora si taglia sicuramente. E questi stanno qui senza benzina, senza carburante, senza munizioni, senza medicamenti. E quindi il loro destino, Dunkirk, se hanno fortuna possono scappare, altrimenti DNBNV o addirittura Stalingrado, accerchiamento e decimazione, annientamento possibile, la prossima. Adesso, come potrebbe venire questa guerra? Zbigniew Brzezinski, che è un grande nemico della Russia, però anche nemico dei neocon per certi versi, che lui li disprezza, penso che sia una perdita di tempo nel Medio Oriente. Lui vuole andare verso Mosca e Pechino e non perdere più tempo con questi giochi del Medio Oriente. La prossima. Lui, parlando davanti alla Commissione Esteri del Senato americano il 1 febbraio, ha parlato di uno scenario verosimile per uno scontro militare con l'Iran basato su un attacco terroristico negli Stati Uniti attribuito all'Iran. E questa è la linea di Cheney. Non sono io che lo dico, è Zbigniew Brzezinski. Purtroppo i nostri senatori, vigliacchi, codardi, corotti, partecipi, complici, non gli hanno chiesto di più. Cosa incredibile, ma comunque così è stato. La prossima. L'opposizione in tutto questo è Putin. Io apprezzo particolarmente il ruolo di Putin, è senza dubbio il capo di Stato più intelligente che abbiamo dopo la partenza, dopo il fatto che Mahathir Mohamad della Malaysia non sta più al potere. Eccolo che arriva a Monaco di Baviera con Telchik febbraio scorso, e lui ha utilizzato questo discorso per dire l'ipotesi di un unico centro mondiale, Washington, come centro di gestione di tutto, è semplicemente inaccettabile. Infatti è un fatto radicalmente antistorico che non può sopravvivere, e quindi lui ha detto questo è anche nocivo per gli abitanti dell'impero. Ed è vero, il livello di vita statunitense è sceso di 2/3, siamo rimasti con 35% di quello che c'era all'epoca di Kennedy, all'epoca dell'assassinio di Kennedy. E poi ha fatto capire che lui sarebbe disposto a cooperare con un governo stile New Deal, stile Franklin D. Roosevelt. E io penso che questa sia veramente la prospettiva. La prossima. Eccolo alla conferenza di questa rivista Verkunde, Sicherheitskonferenz, Monaco di Baviera, 9-11 febbraio. La prossima. Ecco però la delegazione americana, Gates, fondatore di Al-Qaeda, quando era la CIA, il guerrafondaio pazzo McCain e l'odioso Lieberman, ormai indipendente, e la pietosa figura della cancelliera tedesca Merkel. Poveraccia. La prossima. E appunto Roosevelt, ecco la linea che ci vuole, il buon vicinato, Lend-Lease, Bretton Woods, piano Marshall, cose altamente positive per l'umanità. E rispetto a questo i neocon sono semplicemente bancarottieri di Stato, incompetenti. La prossima. Adesso il problema che tutto questo pone è il problema del 11 settembre prossimo venturo. E per me da 3 anni l'importanza di studiare l'11 settembre originale è collegato con il pericolo sempre più grande, sempre più incombente di un 11 settembre bis. Nuovo 11 settembre, fatto dalle stesse reti, queste reti essendo la CIA, il Pentagono, almeno reti all'interno della CIA e all'interno del Pentagono, NSA, National Security Agency, Tesoro e altri ministeri, così via dicendo. Questa è la cosa che incombe e dobbiamo mobilitarci contro questo. La dottrina di Cheney
si sa, esiste, sappiamo da almeno 2 anni, formalmente, ufficialmente, un ex agente della CIA, Philip Giraldi, ha scritto su una rivista, The American Conservative, nell'agosto del 2005, che Cheney aveva dato ordine all'aviazione militare di preparare un attacco all'Iran che sarebbe stato scatenato dopo un nuovo 11 settembre. Avrebbero utilizzato armi atomiche contro l'Iran e tutto questo sarebbe collegato all'imposizione di un regime, diciamo, di legge marziale o di dittatura all'interno degli Stati Uniti. Quindi questo è il pericolo. Il problema di Cheney è che lui, con questo progetto di guerra all'Iran, non passa all'interno delle discussioni interministeriali, cioè i canali normali per lui sono quasi completamente bloccati. C'è una frazione del Dipartimento di Stato che non vuole, soprattutto all'interno dell'esercito e dei Marines, decimati già dalla guerra dell'Iraq. C'è un gruppo che non vuole la guerra più larga, la frazione che dice non voglio morire. Quindi il metodo di Cheney, della frazione, sarebbe di creare una provocazione esterna, una provocazione artificiale, sintetica, per aggirare i canali normali e scatenare la guerra direttamente attraverso provocazioni. E quindi questa ossessione di aggredire l'Iran. Il 26 agosto un gruppo di dirigenti del Movimento della Pace e esponenti del Movimento per la Verità sull'11 settembre hanno fatto una messa in guardia, si trattava di un raduno di capi pacifisti, più o meno, ai margini della tenuta dei Bush a Kennebunkport nel Maine, 26 agosto, parlando di un attacco imminente all'Iran e probabile copertura sotto un 11 settembre bis o un nuovo golfo di Tonchino. E quindi sottolineava l'urgenza dell'impeachment di Cheney, naturalmente per quello che ha già fatto, ma principalmente come mezzo per evitare una guerra più larga, come mezzo per tenere il dito di Cheney lontano dal pulsante termonucleare. E quindi abbiamo avuto resistenza istituzionale e militare contro questa mossa di Cheney. 3 giorni dopo, no? Questa dichiarazione ha azzeccato, direi, 3 giorni dopo abbiamo un bombardiere B-52 che viene caricato con 6 missili di crociera, missili cruise, della potenza di 6 o 7 bombe stile Hiroshima, montati su missili di crociera, quindi testate nucleari, e si tratta di un bombardiere canaglia che ha fatto il volo dal nord, vicino alla frontiera canadese nel Dakota del nord, fino alla Louisiana nel sud, il Golfo di Messico. E questo era completamente illegale, irregolare, fuori dei normali canali, catene di comando, chiaramente l'opera di questa rete canaglia, di questa frazione dei settembristi, le stesse reti che hanno fatto l'11 settembre. Interessante che dopo aver fatto questo volo di quasi 4 ore, il 30 agosto, il bombardiere si ferma e la fonte più attendibile adesso diventa Wayne Madsen. E Wayne Madsen, secondo lui, c'è stato quello che gli ufficiali chiamerebbero un ammutinamento. Cioè, un gruppo di ufficiali hanno detto: noi non ci stiamo, non faremo questo, non siamo criminali di guerra, non accettiamo ordini illegali. E quindi il bombardiere canaglia è stato fermato. Nel frattempo, 5 o 6 di queste persone sono morte sotto condizioni non chiarite, e quindi urgerebbe una grande inchiesta del Congresso, cosa che non si fa perché il Partito Democratico è semplicemente una forma miseranda di non opposizione, di complicità, di codardia e tutto il resto. E quindi, vedendo questa situazione, l'ultima cosa che dico in questo contesto: uno dei missili non si trova, nonostante una giornata intera di riorganizzazione
della forza aerea statunitense. Un missile cruise non si trova, quindi se nei prossimi mesi ci sarà un'esplosione nucleare in una città americana, sarà con ogni probabilità quel missile cruise che non si trova. Vogliamo? Ecco io adesso farei una relativa pausa, anche perché dobbiamo cercare di risolvere un problema tecnico, come vedete, e proverei anche ad ascoltare su questa prima tranche di diapositive un commento di Maurizio Blondet. Intanto, se magari gentilmente qualcuno di voi prende un elenco degli interventi su un foglio, io poi me lo passate, così riusciamo a tenere un certo ordine. Ecco, vi dico solo due cose, perché sono così contento che Maurizio Blondet alla fine partecipa a questa tournée di Webster Tarpley, perché come molti di voi sapranno, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane è scoppiata l'ennesima polemica all'interno del movimento per la verità sull'11 settembre, che l'ha visto protagonista in seguito ad un attacco, una sorta di anatema da parte di Giulietto Chiesa. Ora, è significativo quello che è successo, ma non tanto per i personaggi coinvolti e per i toni e per i contenuti, è significativo perché la cosa si è evoluta in rete, soprattutto in rete, con l'intervento dei frequentatori dei siti, che in pratica hanno, secondo me giustamente, costretto a ridimensionare il tipo di polemica e soprattutto hanno preso nella stragrande maggioranza una posizione che era quella di dire no, non ci appartiene più questo tipo di contrapposizione, ma non in termini soltanto di metodo. È stata argomentata questa insofferenza, contrapposizione, anche dal punto di vista dei contenuti. Perché? Perché questo è un movimento che è davvero nuovo ed è trasversale. Io domani sarò a Roma e le cose che dico qui le dirò ovviamente anche a Roma. Sbaglia Giulietto Chiesa quando scrive, o forse non si ricorda, vedremo, che per Fare Mondo, che è stato un po' il gruppo che ha prodotto tutti i vari eventi culturali al di fuori della rete, ma anche molte cose in rete di questo movimento, quando cercò strenuamente di far sedere allo stesso tavolo per conferenze Giulietto Chiesa stessa e Maurizio Blondet, insomma, lo faceva così per poca esperienza, per insomma un po' di improvvisazione. No, quella fu una nostra scelta ben precisa, come altre scelte nostre ben precise sono state quelle di invitare a collaborazioni il Master Enrico Mattei sul Medio Oriente, invitare personaggi come Tarpley, parlare con fisici, architetti, eccetera. Ci furono scelte ben precise. E io posso testimoniare personalmente che dovetti, come dire, battagliare non poco dal punto di vista teorico e pratico per poter arrivare a questo risultato. Quindi tutt'altro che un'impostazione improvvisata. E devo dire che col successo poi che abbiamo avuto durante il 2006, cioè successo in termini di seguito, di dibattiti, di qualità dei dibattiti, poi con anche la riuscita della conferenza dell'anno scorso alla Luna del Sole, credo che era stata l'impostazione giusta, che abbiamo ulteriormente seguito nel 2007. In questo caso, se voi scorrete il dibattito che c'è stato in rete, vedrete che sono proprio i frequentatori dei siti, cioè sono queste diverse e tante anime di questo movimento collettivo, le stesse che hanno fatto la ricerca in questi anni, al di là e anche parallelamente, anche indipendentemente dai grandi autori, che sono riusciti a far compiere questo ulteriore passo in avanti. È importante perché la logica degli anatemi non può abitare in questo tipo di momento, dopodiché possiamo discutere davvero di tutto. Poi ognuno ovviamente deve anche accettare un tipo di critiche che fanno riferimento alle incrostazioni che io chiamo più novecentesche, che sicuramente ognuno si porta dietro. Ma è un discorso che non deve impedirci di continuare la ricerca e l'attivismo su questioni come l'11 settembre. Maurizio. Io non c'è molto da commentare, chi legge il mio sito trova, diciamo, punto per punto, diciamo, via via con i fatti d'attualità che veniamo a leggere,
La conferma di quello che Weber ha detto in sintesi ed è molto grave questa ultima parte, perché anch'io sono convinto che siccome l'avventura, diciamo, militare convenzionale è andata malissimo per appunto questo gruppo, diciamo, golpista, Cheney in modo simbolico, al di là di ogni probabilmente loro aspettativa, sono veramente alle corte. Abbiamo visto anche i soldati americani reduci che si suicidano ad un tasso doppio della popolazione normale, un disastro sociale spaventoso. Capiscono che aumenta in loro, dato il tipi che sono, aumenta la tentazione, ma noi abbiamo una forza assoluta, la bomba atomica. È noto che l'ammiraglio Fowler, si pronuncia Fowler, si è opposto alla dottrina nuova, di usare le bombe atomiche bunker buster per i sotterranei come un'arma convenzionale contro l'Iran. Questo sarebbe un delitto 10 volte più grave di quello per cui si è riunito il processo di Norimberga, cioè contro un paese non armato di bombe atomiche, che non ha aggredito, non ha dichiarato guerra, lanciare una bomba atomica è veramente un crimine contro l'umanità spaventoso. Però se uscite di qua e chiedete alla gente cosa pensa dell'Iran, dice che Ahmadinejad è un grave pericolo per il mondo, normalmente, perché se viviamo nel mondo orwelliano. È vero, questa cosa è veramente inquietante. Introvigne ha detto, come esempio, come manifestazione della pazzia di Webster, Bislacco, ha detto, è uno di quelli che hanno fatto questo appello di Kennebunkport, no? Ma avete visto che pochi giorni dopo scompare, cioè vola veramente la violazione delle procedure, l'avete forse visto, è stata impressionante, eh? Non è che uno si parte con 6 bombe atomiche, innescate e va dovunque, nemmeno da nessuna parte, forse non succederebbe nemmeno in Italia. Non so anche se ce l'ha Renzi, cioè stanno un po' attenti anche in Italia. E in più ne è scomparsa una, cioè è una cosa di una gravità estrema. Se pensate quello che hanno fatto il povero Bill Clinton per un evento che non aveva questa dirompenza medica, no? Cioè, c'è da chiedersi che mondo viviamo, no? Veramente c'è da chiedersi che mondo viviamo. Viviamo nel mondo di Orwell, questi puntano, è una forma di nichilismo, del resto è quella di Leo Strauss, è un nichilismo. Anche perché io mi domando appunto che lo vogliono per se stessi, cioè, perché anche l'Iran, una volta bombardato con bombe atomiche, cosa fanno poi? Cioè, estradiamo il petrolio in queste zone? Non lo so. Cioè, è una specie di, è come se avessero qualcuno dei loro uffici, diciamo, di pensiero, perché non sono stupidi, tra l'altra parte, cioè, c'è un subnormale che hanno messo il presidente degli Stati Uniti, ma non sono così cretini. Non stiamo parlando di gente di serie B, quindi ha progettato qualcosa, una specie di Sansone con tutti i filistei, cioè siccome fa 30 anni il mondo sarà comunque, cioè gli Stati Uniti non avranno più questa egemonia, no? E non più in questa forma, saranno un paese, non dico secondario, ma secondo me non lo è, non lo sarà, però certo. E allora questi hanno proprio una specie di reazione di disperazione. Ma questa è veramente gente molto pericolosa, ed è per questo che io dico poi sempre ai miei lettori, oppure a quelli che polemizzano con me, che fra cui molti cattolici tradizionalisti che scrivono sul foglio, che io conoscevo, eccetera, ma voi commettete un peccato e un crimine. Cioè questa complicità è esattamente la complicità che ci hanno sempre impoverato verso, diciamo, dell'Europa, verso il Terzo Reich. Stavano zitti, Monaco, gliel'hanno date vinte finché alla fine si è dovuto. Ma qui è molto peggio,
non solo è molto peggio, ma veramente si tratta di un paese o due paesi, perché anche Israele è un paese inquietante. Sul Mediterraneo, no? Quando noi appunto usciamo di qua e chiediamo alla gente la percezione della minaccia che c'è nel Mediterraneo, ma qui abbiamo un paese con 500 bombe atomiche, con tutti i vettori per lanciarle, di cui un analista che si chiama Van Creveld ha detto, in un'intervista che ha scritto il Jerusalem Post, che sono agganciate anche le capitali europee dalle bombe atomiche. Ha detto perché prima che Israele finisca anello, perché loro si pensano sempre in questa situazione apocalittica, no? Noi tiriamo anche su Roma, su Parigi, su Londra, su Berlino, ma perché? Cioè, vi rendete conto? E non c'è la percezione, questa è la cosa più grave, è che c'è una complicità spaventosa, perché non è che abbiamo la Gestapo che in fondo ci viene qua, ci prende, questa notte ci prende, che è ancora peggio, perché là la paura della Gestapo avevano suo arco, o del KGB, no? Forse l'America ce l'avete, no? Noi no, ancora, per inefficienza, qui la Gestapo, anche quella di Mussolini, non funzionava bene, insomma, c'era sempre il maresciallo dei carabinieri che diceva di scappare prima. E, però veramente impressionante questa cappa. Vabbè, qui ho finito perché appunto non voglio lasciare... Sul fatto di chiedere, non ho più niente da dire, a me mi ha molto offeso, ma lui poi ho capito che lui, giustamente, come io non ho mai letto i libri di chiesa prima, lui non ha letto mai niente. Ad esempio lui non sapeva niente degli Israeli Dancing, no? Dei Dancing Israel, non sapeva, l'ha detto. Per cui probabilmente là, in quella famosa serata matica, se è rimasto di fronte a un nazista, eccetera. E poi, ma quello che mi ha offeso è quando dice l'infiltrato, ma come infiltrato? Magari, cioè, se avessi dietro il Ku Klux Klan che mi dà 12 milioni di dollari l'anno per infiltrarmi nel movimento, ma siamo tutti qui persone, singole, che è la nostra debolezza, cioè non ci manda né D'Alema, né Fini, né Berlusconi, ma è anche un po' la nostra forza. Io non ho... questo è particolarmente odioso, naturalmente... Invece la querela la mantengo contro Massimo Teodori, come l'altro negazionista dell'Olocausto. Perché questa, secondo me, è la tattica che stanno usando adesso, no? Siccome, come ho scritto anche, che in Italia non c'è la libertà di stampa, la libertà di opinione è solo depenalizzata. Basta farne un uso moderato e per il personale, no? Però loro cercano di trascinarti facendo questo amalgama, dicono i francesi, l'amalgama, no? Chi nega l'11 settembre o chi lo mette in dubbio è anche un negatore dell'Olocausto, perché lì entri nella zona penale, naturalmente, no? Se riescono a portarti là, siccome ci sono le leggi famose in tutta Europa che vietano qualunque tipo di accenno che non sia quello ufficiale, ma cosa c'entra? Io mai ho parlato dell'Olocausto, mai ho scritto sull'Olocausto per negarlo, per affermarlo, ho scritto, e su questo lo continuo a rivendicare, che l'Olocausto in Europa è l'unica religione pubblica rimasta, obbligatoria, che richiede un culto pubblico, tant'è vero, anche dal Papa, la prima cosa che ha fatto il Papa è la visita rituale, liturgica, ad Auschwitz, con canti ebraici, lui che passa, va a piedi fino alla cosa. Ma anche questo è il Quarto Reich, perché se voi leggete il genio del Terzo Reich, che era l'architetto Speer, come racconta lui come faceva la liturgia, perché era un genio dell'architettura, diciamo, fantasmagorica, no? Quando Hitler saliva a Norimberga e c'era una collina, notte, fonda, bandiere, le famose cattedrali di luce, no? Che erano fatte dalle fotoelettriche, e c'erano tre enormi bandiere naziste sulla collina. E lui diceva, perché è il Golgota, perché era la commemorazione dei maschi del nazismo, diciamo. E dove Hitler saliva da solo questa cosa e toccava quelle bandiere, da cui evidentemente c'era usciva il mare. A cui a lui dava il manas, no? Cioè queste cose adesso
un altro modo, bisogna capire l'altro modo, ma nello stesso registro, le fanno ad Auschwitz. Per carità, però che il Papa senta bisogna, no? Se no ti chiedono pubblicamente di dire anche a Madinejad, giustamente, Madinejad dice, ma io cosa c'entro? L'abbiamo fatto noi, anzi, si è visto che l'hanno fatto gli europei, perché non ve ne tornate in Europa? No? Ma no, perché la cosa dell'olocausto cos'è? È una specie di peccato originale, no? In questa religione c'è il peccato originale, come in Adamo tutti gli uomini hanno peccato, in Hitler tutta l'umanità ha peccato contro gli ebrei e quindi deve pagare agli ebrei, accettare un paese piccolo con 500 bombe atomiche nel Mediterraneo senza dire, signori, scusi, perché se lo facesse la Spagna glielo diremmo. Ma perché voi spagnoli vi siete fatti 500 bombe atomiche? Sul Mediterraneo, con il laghetto. Finisco qua. Io sono estremamente contento di avere qui accanto a me mio vecchio amico Blondet, che conosco da 35 anni, che mi ha aiutato, mi sta aiutando, diciamo, da 35 anni. Io volevo chiederti questo, però. Quando ci fu il conclave, abbiamo visto, diciamo, un interesse russo-ortodosso per Ratzinger e magari opposizione contro altri candidati anglo-americani, come li vuoi definire. Io volevo, naturalmente sempre curioso di queste cose, se c'è qualche novità, se c'è qualche realizzazione della speranza, non so, se un Papa Benedetto, l'ultimo Benedetto è colui che cercò di mediare por fine alla Prima Guerra Mondiale, e quindi questo nome per me prometteva un Papa che avrebbe tentato di fare, di bloccare la Terza Guerra Mondiale. Adesso abbiamo il B-52 Bush che parla della Terza Guerra Mondiale, come mostrerò fra qualche secondo, se c'è qualcosa lì da fare. L'altra questione è che i neocon americani sono inviperiti perché hanno sentito che Ratzinger sta scrivendo un'enciclica sull'economia, dove se la prenderà con il capitalismo selvaggio e l'economia di usura, e in qualche maniera riaffermerà la dottrina sociale cattolica tradizionale cristiana. E so che i neocon volevano mobilitarsi in tutto il mondo con Michael Novak come quello più attivo per bloccare questa enciclica, e magari mi sai dire qualcosa su questo. Penso che non lo so. So, ma non sono notizie fresche, che effettivamente la Chiesa ortodossa russa ha mostrato immediatamente una simpatia per Benedetto XVI, che non aveva dimostrato per il Papa polacco, anche perché polacco, la storia non è acqua in quei paesi. Io però, ecco, non vorrei che in America si sopravvalutasse il ruolo del Vaticano, che non è così influente e potente, cioè stiamo parlando di un'Europa molto più laica di quanto siano gli Stati Uniti, cioè magari avessero la metà del potere di un telepredicatore, diciamo, di Jerry Ford o qualcuno così, non ce l'ha, non c'è la gente che... sì, o per dire, era il primo nome che... Per cui in realtà è debole, deboli poi anche molto in termini culturali, insomma è difficile per molti nel mondo oggi, anche a quei livelli lì, è difficile sia aver capito esattamente cosa succede, non è così semplice, gente che in Europa è abituata da 50 anni a vivere nell'ombrello NATO in una stabile situazione di divisione dei blocchi, no? Dove si sapeva che anche quegli altri là avevano la testa sul collo, mica tirare la bomba atomica così perché gli è tirata, cioè sapevano che, insomma, non è che, no? C'era la mutua distruzione assicurata, c'era tutta una serie di trattati. Adesso capire che il mondo è cambiato così profondamente, che l'America è diventata, o cerca di diventare senza riuscirci, una potenza asiatica che ha le basi fisse
ha di dosso la Cina, è difficile per gente che è nata, vissuta, che ha una certa età, che è nata sotto quelle cose là. Ma gli americani ci hanno aiutato, ci hanno liberato. Sì, ma sono stati 70 anni, si tratta di altre generazioni. Ma non è facile e non sono sicuro che il Vaticano se ne sia preso atto. E anche questo del B-52 di Bush che dice terza guerra mondiale. No, perché poi anche lì le cose sono veramente minime. Oggi ho sentito che Sambi, che io conosco, il nunzio apostolico, Pietro Sambi, ha fatto una tirata contro Israele perché Israele non tiene fede a quei piccoli trattati sui beni ecclesiastici in Israele stessa, in Terra Santa, no? Ma ecco, su questioni, è una questione minima, se di fronte a, cioè il Vaticano trova come da noi, no? Lì si tratta di roba fiscale, anche lì, no? E il Vaticano lì trova il coraggio di alzare la voce, dice Israele non viene alla trattativa apposta, le fa saltare all'ultimo momento gli appuntamenti, eppure ha firmato un trattato. Bravo, benissimo, ma allora ditelo anche per le altre cose. Israele ha 500 bombe atomiche, ditelo, perché se lo dice il Vaticano, allora sì. Perché ha 500 bombe atomiche? Perché non si vince mai con l'atomica. L'arma atomica è un'arma bellissima, perché è molto economica, e impedisce la guerra. Come dice, c'è uno stratega francese intervistato su Le Monde, uno dei pensatori della bomba atomica per De Gaulle, che dice, io credo alla razionalità inerente alla bomba atomica. Lui dice, anche l'Iran, il giorno che ha la bomba atomica, non fa la guerra. Chi ha la bomba atomica, se fa la bomba atomica, non fa la guerra, lo fa per dire, guardate che se mi attaccate non va bene nemmeno voi. Ma non nel senso di vincere, perché la guerra atomica non si può vincere, si perde sempre tutti. Allora, però è difficile perché è gente che pensa in un modo clericale, che pensa, per esempio, non hanno il senso della potenza dei mezzi, della velocità dei mezzi di comunicazione di massa, come un po'. Le nostre nonne a 75 anni non sanno, secondo me quando Benedetto XVI disse quella cosa in Germania che contro i musulmani, un discorso molto bello che era rivolto tutto contro i protestanti, i luterani, no? E poi rimase e tutti sterrefatti, ma siccome io ho lavorato ad Avvenire, li conosco, sono così, sono un po' indietro, diciamo, perché non sanno che Al Jazeera 10 minuti dopo aveva già spedito tutto nel mondo islamico, no? Che questa discussione, che lui credeva, una discussione fra teologi, tedeschi, ci parliamo in tedesco tra noi, perché poi anche questo tedesco ha purtroppo sempre qualche cosa anticlassico, e quindi non guarda veramente il mondo. Quando un tedesco tra tedeschi parla di filosofia tedesca, nel gergo della filosofia tedesca, che incapace di capire che il mondo è molto più vasto e anche ormai rapidissimo. E furono veramente stupefatti dalla reazione immediata del mondo islamico, perché non sanno che esiste la CNN, cioè lo sanno in teoria, ma non sanno il potere dell'immediatezza. Vabbè, questo anche per dire. Tu dipingi una sorta di quadro di inadeguatezza storico-culturale, insomma, del Vaticano. Insomma. Sì, per certi aspetti questa subalternità c'è, ma è comune a tante situazioni, organizzazioni, agenzie, come poi magari vedremo. Ecco. Io adesso riprenderei... un po' di domande per Maurizio. Ecco, magari... Ecco, perché Maurizio il problema è che ci devi lasciare presto, oppure possiamo continuare per un po'. Alcune io interventi li farei adesso magari, alcune domande su questa prima parte, ecco, magari torniamo anche al tema la fabbrica del terrore e al limite anche i dibattiti all'interno del movimento. Io vi chiederei di riflettere appunto su quella che è stata la reazione da parte dei frequentatori dei siti dopo l'inizio di quest'ultima polemica.
Ecco, se volete io farei anche girare, se abbiamo, non so se abbiamo un microfono a far girare, altrimenti possiamo farlo anche da qua. Se ci sono già degli interventi, ecco, un attimo, intanto cominciamo poi quando arriva il microfono. Sia per Blondette che per il signor americano. Ron Paul può essere una speranza per gli Stati Uniti o è Ron Paul? Può essere una speranza o è decisamente tagliato fuori da ogni possibilità di ottenere la nomination per le presidenziali? Questa è una domanda che viene fuori, venuta fuori in tutte le occasioni di questa tournée. Evidentemente qui c'è anche un problema di ulteriore subalternità, ma prego. Ron Paul, prima di tutto, ha un pregio, che è di essere, lui è un candidato repubblicano alla presidenza, che è contrario alla guerra dell'Iraq e parla anche contro la guerra dell'Iran, e questo è un pregio. Poi dopo, sulla questione decisiva dell'11 settembre, lui per certi versi ha civettato con il Movimento per la Verità, ha raccolto appoggi e anche denaro, poi ha detto che lui condivideva al 100% l'impostazione ufficiale della faccenda, ha detto soltanto che l'unica cosa che non gli andava bene, lui non crede mai ai documenti dei governi, che sono sempre falsi. La cosa che devo aggiungere però è che quando si tratta di politica economica, qui vediamo Ron Paul come un nuovo Herbert Hoover, come uno che vuole abolire la banca centrale, va bene, ma non dice mai che cosa dovrebbe prendere il posto della banca centrale. E quello che si vede, siccome lui si autodefinisce seguace della scuola austriaca di economia, quindi di von Hayek, cosa che è stata realizzata politicamente sotto la Thatcher, lui dice la sua lettura della Costituzione americana ignora quella famosa clausola della general welfare, cioè del benessere generale per tutti. E quindi, stando alla lettera di quello che lui dice, lui sarebbe ostile a qualsiasi sistema di pensioni, di mutue, di cure mediche, di assicurazioni contro la disoccupazione, food stamps, cioè questi buoni per avere cibo, anche cibi speciali per madri e bambini. Lui è contrario. Concretamente, c'è stato recentemente una grossa controversia sulla questione del cosiddetto S-CHIP, State Children's Health Insurance Program, cioè un programma a livello dei singoli stati, siccome da noi ci sono 50 milioni, 60 milioni di persone senza qualsiasi forma di assicurazione mutua medica. C'era un tentativo di dare questo a circa 10 milioni di bambini malati più poveri che, certamente non ricchi e quasi poveri. E Bush era contrario e anche Ron Paul era contrario. Quindi Ron Paul ha votato contro questi bambini malati. L'altra questione è che noi abbiamo adesso il problema degli sfratti, siccome ci sono le ipoteche che esplodono dappertutto, truccati dai banchieri. Lui ha parlato alla CNBC, ha ridicolizzato, probabilmente ha fatto una beffa dicendo ci vengono a parlare di questi poveracci che saranno sfrattati. E lui naturalmente esige che il mercato sia tutto. Per lui il governo è il nemico e quindi vuole il mercato. Questo mi pare una cosa grave, perché io sono convinto che l'unica possibilità per sopravvivenza all'interno degli Stati Uniti sia una massiccia applicazione della linea di Roosevelt e quindi del New Deal, di uno Stato forte, attivista, che faccia gli interventi e che ricostruisca la rete sociale a cui tutti devono avere diritto. Se io non credessi nella necessità di dare cure mediche e livelli decenti di vita a tutti, non farei la politica, sarebbe Andrea in vacanza. E poi è anche certo che Ron Paul non ce la fa, cioè l'establishment repubblicano è contro di lui.
a questo punto diventa interessante. Se Ron Paul dicesse, se io non vinco la nomination, allora spacco il partito repubblicano e faccio un terzo partito, allora io caldeggerei Ron Paul sulla base di questo. Ma lui dice il contrario. Lui dice, mi sono già presentato come candidato libertario, perché lui è libertario, in questo strano senso di Friedman, von Hayek e così via dicendo. Quindi lui sarebbe il contrario della dottrina sociale della Chiesa. Questo sì, il suo movimento è di tutti i bianchi, va leggermente nella direzione della messofobia, cioè di questo isterismo contro i messicani, ma soprattutto lui dice che se non prende la nomination si ritira e se ne va, che vuol dire che tutti quelli che avevano seguito Ron Paul fra 2-3 mesi, 4 mesi al massimo, si troveranno nel deserto, sbandati, e lui se ne andrà a casa con $1 milioni, e questi saranno lì. Io ho vissuto questa esperienza con Eugene McCarthy, che era un tipo di guardiano di sinistra nel 68, ha fatto il movimento di tanti studenti di buona volontà, non ha preso la nomina, ha detto addio, e Ron Paul mi sembra dirà la stessa cosa. Quindi benvenuto a Ron Paul come mina vagante nel Partito Repubblicano, ma non ce la farà, e il governo Ron Paul presidente, creerebbe secondo me il caos sociale completo, magari peggio di quello che abbiamo adesso. Era questa, credo, la domanda del pubblico, loro volevano sapere se c'è davvero nella storia degli Stati Uniti mai una chance che un candidato presidente nasca così, dal basso, attraverso adesso con internet, il giorno 5 novembre ha preso $4,5 milioni di dollari dalla gente, che era stupido, non credo però, non è mai successo, ecco, senza essere candidati, come ha spiegato Gore Vidal a Emanuele, negli Stati Uniti sono scelti dall'alto, selezionati, votati, dopodiché dal basso mai. Solo che quello che io sto promuovendo in questi giorni, sulla base di questa piattaforma di Philadelphia e del messo in guardia di Kenny Bunkport, un movimento di candidati popolari, ci sarebbero 435 candidati popolari per la Camera dei Deputati in novembre prossimo, 34 senatori, questi ci sono già nel Vermont, Massachusetts, Indiana, Michigan, California, Texas probabilmente e altri stati, sulla base di 5 punti: niente guerre, niente dittatura, impeach Bush Cheney, l'economia deve servire al popolo, non ai banchieri, verità sull'11 settembre. Tutta la discussione economica poi implica un processo di chiarifica, perché ci sono indirizzi diversi, malthusiani, monetaristi, tutti quanti, anche gente possibile recuperare che peccano di messofobia, e poi anche le forme organizzative bisogna definire dopo. Ma comunque secondo me sulla base di questo si può avere un movimento di candidati, quindi un movimento di massa fuori dei due partiti, con la possibilità, magari c'è anche questo fatto, il presidente americano sarà probabilmente conosciuto fra 6 o 7 settimane dopo queste primarie, che avranno luogo a gennaio e febbraio, quindi la cosa comincia subito. Dopo febbraio ci sarà un periodo di 6 mesi di disgusto, di rigetto, di orrore, di costernazione verso, non so, se è la Clinton e il Giuliani, Dio mio, orribile, e quindi questo dovrebbe favorire la crescita di terzi partiti. E quindi anche un candidato presidenziale di tipo verità sull'11 settembre è completamente possibile. Ma prima di tutto dobbiamo lanciare più candidature anche in New Mexico, c'è un candidato attivissimo nel New Mexico. E quindi sulla base di questo io propongo di costruire un'alternativa politica, e ci sono varie forze che si muovono in questo senso. E questo mi pare valga 100 volte Ron Paul. C'è anche Kucinich, abbiamo fatto di tutti i colori per costringere Kucinich a parlare del bombardiere canaglia B-52 quando lui partecipava al dibattito in TV con gli altri. Non ce la fa. Gli hanno chiesto, Kucinich, hai mai visto un UFO?
E lui ha detto, sì, ho visto gli UFO. Invece doveva dire, no, l'oggetto volante che mi interessa adesso è quel bombardiere B-52 canaglia. Non ce la fa, c'era anche Gravel che ha fatto un po' di sparati interessanti. Adesso il ex senatore Gravel dall'Alaska è stato escluso. Quindi io dico, non guardare verso una casta oligarchica di potenti della stanza dei bottoni. Qualcosa deve venire dal popolo, e quindi cito mio amico di una volta, un comunista spagnolo, ma un osso duro, non del Partito Comunista Spagnolo, ma Partito Comunista Obrero Spagnolo, che diceva, noi qui abbiamo una scelta, questo mondo attuale, o activos o radioactivos. Questa è la scelta, quindi io ho scelto activos, e cerca di attirare gli altri, altrimenti radioactivos non ci attenderà. Io ascolterei altri due interventi adesso, o domande, considerazioni, e poi passiamo alla risposta agli interventi e alla seconda tranche delle diapositive. Sì, vorrei fare una domanda a Dudley. C'è un personaggio molto interessante che io seguì fin da quando ero un ragazzo che ha la stessa formazione di Dudley ed è uno dei leader intellettuali dei neoconservatori ed è Michael Lidin. Lidin ha studiato in Italia, fu l'autore della famosa intervista sul fascismo a De Felice, anzi fu un allievo di Arezzo De Felice, è stato fatto una formazione anche lui italiana su Machiavelli, sui classici della politica del Rinascimento italiano, è uno dei personaggi più interessanti del gruppo dei neoconservatori, a proposito del fatto che i neoconservatori non sono degli imbecilli, anche se hanno appunto il Presidente degli Stati Uniti che mal li rappresenta, ecco, anzi poi non è un neocon, è uno che ha aderito Bush figlio alla teoria, insomma, dei neocon. Ecco, vorrei sapere da Dudley che cosa pensa. Io non ho sempre ritenuto Lidin una delle menti, anche se in disparte rispetto ai leader neoconservatori, del pensiero neoconservatore, sapere quale ruolo ha giocato una persona che è quasi in qualche modo lo speculare opposto di Dudley, ma sta appunto dalla parte della destra e dei filo israeliani. Ascoltiamo un altro intervento, poi le due risposte. Magari qualcosa per Maurizio, sì, anche, no, che devo sentire. Fai girare in più. Ma no, guardi che Michael Lidin è assolutamente interno al movimento neocon, American Enterprise, no? Sì, sì. Cioè, in Italia ultimamente, perché ne ha fatto di tutti i colori 30 anni in Italia, probabilmente ha anche stato dietro una certa strategia della tensione, diciamo, terrorismo nero, eccetera. Questo Webster probabilmente ha vissuto questo in modo diretto. Ma mi pare che ultimissimamente lui abbia creato dei problemi anche all'ambasciata americana, no? Prendendo contatti come privati, cioè se questi erano fuori, no? È venuto qui con un personaggio, sempre mi pare un iraniano, no? Perché lui vuole il regime change in Iran, no? Lui e i suoi chi lo manda, no? Comportandosi in modo tale che consolare l'ambasciata americana ha dovuto, perché questo personaggio che contattava era un personaggio su cui la CIA aveva detto non si devono prendere contatti privati con questo tizio e senza, non mi ricordo il nome, e senza autorizzazione dall'alto e senza farlo sapere all'ambasciata. Cioè questi sono veramente dei personaggi, anche dei amministratori, anche con un elemento di follia e anche di inefficienza poi alla fine, però molto pericolosi. Perché da quando ci sono i neocon, le guerre degli Stati Uniti le perdono, però le sovversioni purtroppo anche in paesi stranieri, pensate alle rivoluzioni arancione, riescono benissimo, sono bravissime le sovversioni. E quindi questo Lidin è pericolosissimo da decenni in Italia.
E infatti è quello che dà l'imbeccata a Ferrara sul foglio. Insomma, è diciamo il traduttore del verbo dell'American Enterprise, di cui ci sono, secondo me, proprio i mandanti dell'11 settembre, quelli che hanno pensato, Richard Perr, Wolfowitz, quelli che poi entrano nell'ufficio del Pentagono, no? Come si chiama? Office of Special Plans. Perché è un ufficio di consulenza privato di consulenti non pagati dentro il Pentagono, una roba incredibile, a Lucia, almeno fatemi pagare, ma evidentemente lo scopre da un altro, e organizzano la cosa. Quel momento in cui ci sono tre viceministri, Don Zakei, Wolfowitz e Fage, no? Che sono tutti di quel giro lì. E lui è una di quelle schegge, ma non è. Certo che non sono mai stupidi, questa è la differenza, perché siccome noi siamo abituati a politici come Mastella, non sappiamo che... Brzezinski è un piacere leggerlo, perché sa le cose, ha in mente il grande scacchiere mondiale, cioè non sono scemi, Kissinger non è scemo, e questi qua nemmeno, tutta gente, perché non si va in America, lì appunto non la conti su a quei livelli politici, no? Ci vuole anche per intelligenti, però pericolosi, pericolosissimo, non è vero che sia uno spirito libero, è come dire che Ferrara è uno spirito libero, la Niresta in Italia, faccio esempi tipici degli italiani, sono spiriti liberi, la Niresta ha sposato un colonnello del Mossad. Ledin, qualcosa su Ledin, io voglio essere anti-Ledin, anti-Lutwak anche. Ci vediamo. Grazie. Maurizio ci deve lasciare perché poi avrà un altro impegno. Sicuramente. Sicuramente uno dei prossimi seminari ed approfondimenti su aspetti specifici dell'11 settembre tornerà qui al Locomotive. Ascoltiamo un altro intervento, poi riprendiamo. No, ma su Ledin, vorrei essere anti-Ledin, anti-Lutwak. Ledin è esponente del fascismo universale. Altri neocon risalgono a Leo Strauss e quindi a Carl Schmitt, quindi al nazismo. Vengono dal nazismo tedesco come formazione. Ledin invece risale al fascismo italiano. Ha scritto una tesi sulla Repubblica di Fiume di D'Annunzio, insomma la nascita del fascismo e l'origine di tutti i simboli anche del fascismo. Lui fa parte dell'American Enterprise Institute, che è un pensatoio pagato, si pensa, da Lord Conrad Black con i soldi rubati della Hollinger Corporation, dove c'è anche la moglie di Cheney, Lynn Cheney. Ledin ha una moglie, Barbara Ledin, che fa parte di un gruppo che veramente vuole far saltare la moschea Harem al-Sharif, no? Come si dice, il tempio, no? Dove, costruito dove c'era il tempio di Salomone, lì c'è una moschea, non sapete, visitata da Sharon con quella provocazione di alcuni anni fa. La Barbara Ledin si dà da fare per in qualche maniera preparare la demolizione della moschea e rimetterci il tempio di Salomone, che sarebbe praticamente un biglietto di solo andata verso il finimondo. Quindi lui è molto deteriore, è diventato ricchissimo predicando l'attacco contro l'Iran, che è quello che lui predica, plurimilionario. I famosi documenti del Niger, dell'uranio del Niger, che erano alla base dell'attacco all'Iraq, risalgono a qualche operazione, si pensa, di Ledin a Roma, con vari giornalisti, agenti del SISMI e così via dicendo, quindi il cosiddetto yellow cake iraniano, iracheno. Comunque sulla stupidità di queste persone, io li trovo di una aridità e di una banalità incredibile. È stato detto di Ledin che lui è un one-trick pony, cioè un cavallo che sa fare solo una cosa, la guerra. Qualsiasi problema, la guerra. Se c'è già la guerra, allora la escalation di quella guerra. Il segretario dell'ex segretario di Stato Powell, un colonnello dell'esercito che si chiama Wilkerson, una volta ha detto che Wolfowitz
è la persona più stupida che lui abbia mai incontrato su questa terra. Quindi io vedo un profondo strato di vera stupidità, di sorda cretineria in tutti i neocon. E quindi se siete, ci sono giornalisti, invece di invitare quel Lutwak della Malora, mi hanno chiesto di Lutwak all'albergo, invitate me e dirò tutta un'altra cosa. Volevo sapere qualcosa di Lutwak appunto. Lutwak è uno che avrà studiato Paolo Sarpi, nel senso che lui è esperto nell'arte che Sarpi descrive, che è di dir bene delle persone fingendo di dir male, o dir bene di Bush fingendo di dir, mostrando di dir male di Bush. Cioè Lutwak si pone come neocon critico e fa una serie di piccole obiezioni contro Bush, ma sono cose talmente spicciole che non cambiano affatto il quadro strategico della bancarotta di Bush. Quindi lui in effetti aiuta Bush. Ecco, adesso riprendiamo con le diapositive e sarà una seconda tranche piuttosto corposa, poi magari fra una mezz'oretta, se volete, facciamo anche una pausa, possiamo andare avanti tranquillamente poi dopo fino alle 19:30. E vi dico poi per chi vorrà restare che qui c'è una festa questa sera con vari tipi di performance. Comunque vi prego di seguire attentamente soprattutto gli schemi concettuali, perché non riusciremo ovviamente, non si può né dir tutto dell'11 settembre né dir tutto degli studi che vanno avanti. Seguiamo una certa logica ed è su quella che magari chiediamo il dibattito. Tenete presente ormai che il Movimento per la Verità consta ormai di saperi specialistici abbastanza consolidati, ci sono siti degli ingegneri che hanno analizzato il crollo, siti degli architetti, siti dei chimici, siti dei fisici, cioè si è creata veramente un primo esempio di ricerca collettiva assolutamente non preordinata e non accademica. Certo, poi all'interno i personaggi folcloristici, le tesi alla David Hayek si possono mischiare, però insomma è importante che sia avvenuto quello che non era mai avvenuto neanche nella rete. Adesso il nostro problema è, semmai poi ne discuteremo, quello di come non rimanere confinati nella rete. Devo anche precisare che nonostante il delirio di questo fogliaccio reazionario, Il Giornale di Milano, io con David Icke non ho niente a che fare. Quindi stavamo parlando del bombardiere B-52, 6 morti, niente udienze, un missile cruise, introvabile, se salta St. Louis o Cincinnati o Portland, sapete chi è stato. Non guardate verso la caverna di Bin Laden con il laptop e tutto il resto di questa assurda mitologia. Guardate l'ufficio di Cheney. Il momento in cui il mondo avrà capito che il terrorismo viene da questi ambienti oligarchici che sto dicendo, il terrorismo scomparirà, non ci sarà più. La prossima. Ok, quindi se avvieni morti e un missile cruise che non si trova dopo la fermata di questo bombardiere. Altre provocazioni, gli Stati Uniti lanciano il 16 ottobre un missile Patriot nel Qatar, prossima, da una batteria di questo tipo nel deserto. Ovvia provocazione nei confronti dell'Iran che sta proprio lì per vedere la loro reazione. I russi nel frattempo stanno provando un missile intercontinentale, il più avanzato del mondo, che si chiama Topol-M. Cheney però non molla, fino al momento in cui lui sarà estromesso, continuerà a fare questi tentativi e magari una volta uno di questi tentativi gli andrà bene, la prossima. E quindi giungiamo al 17 ottobre e la dichiarazione delirante di Bush, la terza guerra mondiale. Il giorno prima Putin aveva detto: non attaccate l'Iran, è inaccettabile, quando lui si trovava alla conferenza dei paesi del Mar Caspio. E poi il giorno dopo Bush varca il Rubicone della follia parlando della terza guerra mondiale. A
questo punto sarebbe doveroso convocare l'ambasciatore americano a Roma, chiedere spiegazioni. Cos'è sta guerra mondiale? Cos'è sto bombardiere P-52 Canaglia? E così via dicendo. Finora niente, niente dall'Inghilterra, niente da nessuno. Si faccia qualcosa qui, bisogna resistere. Questo è un tabù, bisogna mantenere il tabù. Semplicemente dire queste cose porta questa realtà orrenda più vicina. La prossima, ok. Ecco Bush durante questa stessa conferenza stampa ed ecco l'essenza di lui. La prossima. Ecco. Il dottor Stranamore. Gli Stranamore stanno al potere. Bisogna fare qualcosa. Perché adesso su di noi si staglia il fungo termonucleare. Cosa orrenda. Pensavamo di aver lasciato questo nella guerra fredda. Invece non è così. Activos o radioactivos? A voi la scelta. Il trionfo della morte di Bruegel. Se volete questo come il futuro per i vostri bambini, per voi stessi, se volete che questo sia il destino della civiltà dopo tanti migliaia di anni, altrimenti bisogna mobilitarsi. La prossima. Quindi, chi può fermare la terza guerra mondiale? Abbiamo parola di Time Magazine. La prossima. You, Time Magazine. La prossima. Negli Stati Uniti, naturalmente, la dottrina dell'11 settembre è la base del regime, è la motivazione di tutte le guerre ed è la chiave per la tenuta politica di Bush. Ci sono circa un terzo degli americani che sono sinceramente terrificati dalla prospettiva di un gruppo arabo che attaccherà con armi di distruzione di massa. Io rappresento la scuola del 9/11 Truth. Your government killed you. Il tuo governo ti ha ucciso. E la scuola Mayhap, che questi avvenimenti furono fatti accadere di proposito. Non semplicemente domande senza risposta, non il Lihap, che implica che il gruppo musulmano esiste e qualcuno ha abbassato le difese. Niente del genere. Tutto fatto attraverso le reti della CIA e del Pentagono. E quindi vi invito a studiare questo schema concettuale che è un po' il cuore del libro. È importante studiarlo perché vi aiuta anche a capire avvenimenti che ci saranno nel futuro. Ogni volta che c'è un avvenimento terroristico di qualsiasi tipo, applicate questo schema. Sto parlando di terrorismo internazionale spettacolare di alto bordo, non di qualcuno che fa saltare un supermercato o un autobus, ma proprio le cose grandi che cambiano il corso della storia. Si tratta di terrorismo di Stato, patente falsa bandiera. E quindi terrorismo sintetico. Sintetico perché falso, fittizio, fabbricato, fasullo, anche perché porta insieme, unisce elementi di origine diversa, disparata. Abbiamo tre piani di attività che bisogna analizzare separatamente, ma c'è un punto di convergenza di questi tre piani e quello è l'azione terroristica, che è una illusione politica e epistemologica che sorge al punto di intersezione di questi piani. Quindi Zimbelli e Pedine, quello che si vede, Atta, Bin Laden, Oswald, questi ragazzi pakistani di Londra. Sono pedine, sono agenti provocatori, agenti doppi, fanatici, sosia, Oswalds, pazzi, manipolati. E loro servono, loro poi subiscono un processo di demonizzazione e la loro colorazione, diciamo, la loro origine nazionale o religiosa o politica dà la chiave per la demonizzazione del gruppo che loro rappresenterebbero. Qui, Talpe, all'interno dell'apparato dello Stato c'è una rete di funzionari che non sono leali alle leggi, alla Costituzione, bensì
agli ordini che vengono da una rete canale di finanzieri, di ex agenti della CIA, ex alti funzionari o attuali alti funzionari del governo. Questi devono garantire la presenza di Zimbelli, perché non puoi arrestare gli Zimbelli. Se arresti tutti gli Zimbelli non gli puoi dare la colpa se stanno tutti in galera, no? È logico. Gli Zimbelli però non ce la fanno a fare gli effetti che abbiamo osservato. Le talpe poi dopo fanno il cover-up, fanno il loro lavoro di depistaggio, copertura, offuscazione di tutto. Poi abbiamo quelli di cui non si parla mai, i tecnici, i killer professionisti, che sono proprio esperti. Loro sì che possono creare gli effetti che uno osserva. Loro però, a differenza degli Zimbelli, non vogliono farsi notare. Tecnici cercano l'anonimato assoluto, vogliono scomparire, prendere i soldi e scappare. Sono delle volte i vecchi ragazzi della CIA, del Pentagono, così via dicendo. Il quartiere generale è probabilmente una ditta militare privata per un'operazione tipo 11 settembre. Vuol dire che non può essere Cheney, diversi scrittori hanno detto, è stato Cheney, di nuovo, alcolizzato, vecchio, 4 infarti, 3 pacemakers, bypass quadruplo, potrebbe crepare da un momento all'altro, quindi non puoi dare a lui la responsabilità di gestire una cosa talmente complicata. Niente è possibile senza l'influsso dei mass media in termini di lavaggio di cervello. E poi, estremamente importante per la mia analisi, tutto viene condotto, fatto sotto la copertura di esercitazioni e manovre militari o dei servizi segreti o dell'amministrazione in qualche maniera. Se mettete tutto questo insieme, avete la teoria del terrorismo, è praticamente un libro di cucina per sfornare azioni terroristiche. La prossima. Se volete vedere un bel film che fa vedere talpe, Zimbelli e tecnici, questo qui. Un gruppo di ufficiali sovietici e americani vogliono uccidere Gorbaciov a Chicago per bloccare il disarmo verso la fine degli anni Ottanta. Un po' di passi strani, ma generalmente molto attendibile. La prossima. Adesso per chi abbia problemi, non so se possiamo aggiustare un po', che stiamo tagliando sempre la parte in basso, ma conspiracy theory, complottismo, negazionismo, congiure, paranoici, tutto questo. Qui abbiamo gli esponenti più importanti della rivoluzione americana, da Franklin a Jefferson, Adams, altri, John Hancock, e così via dicendo. L'unica cosa che questi hanno in comune è che sono tutti complottisti. Credono in un complotto del Regno Unito di una serie di persone attraverso vari ministeri per ridurre le colonie nordamericane in schiavitù, e esprimono questo loro complotto in un piccolo documento che si chiama la Dichiarazione dell'Indipendenza degli Stati Uniti, Philadelphia, 4 luglio 1776. Eccoli qui. La prossima. Lincoln, complottista pure lui, il discorso più famoso della storia americana, the house divided speech, no? Non puoi avere una casa con una parte dove sono schiavisti e dall'altra parte il lavoro è libero. All'interno di questo lui dice, due presidenti, un senatore e un giudice della Corte Suprema portano pezzi di legno, mettono insieme e creano una struttura coerente, vuol dire, secondo lui, che c'è stato preconcerto, cospirazione, cioè si sono messi d'accordo prima, quindi complottista, next. E anche negazionista, Dio mio, c'era una guerra fra gli Stati Uniti e Messico in questi anni qui, e la linea ufficiale americana era che l'attacco messicano avvenne sul suolo americano, e lui invece ha detto no, non ci credo, voglio sapere dove, voglio sapere dove, il luogo, the spot, voglio lo spot. E quindi faceva queste domande nella forma delle spot resolutions che portava al congresso. È stato ridicolizzato come Spotty Lincoln dagli
sciovinisti guerrafondai del momento. Questo è per me una cosa importantissima, che uno da buon americano naturalmente sempre guarda indietro e chiede se quello che sto facendo è coerente con lo spirito di Lincoln. E questa volta lo è, chiaramente. E lui faceva la stessa cosa durante questa guerra. Lui non accettava, scusate, la linea ufficiale del regime in quel momento. Quindi noi siamo in buona compagnia. La prossima. Adesso vediamo un po' dalla prima categoria, Zimbelli e Pedini. Prossimo. Più famoso Zimbello dell'ultimo secolo, Lee Harvey Oswald, agente della CIA, agente dell'FBI, agente della Dogana, ha detto testualmente: io non ho mai ucciso nessuno, I'm just a patsy, io sono solo uno zimbello. Esattamente. Non sapeva che cosa stava accadendo intorno a lui, non era un'aquila, eh? Era piuttosto minorato, se vogliamo, ma è stato mandato a Mosca, volevano mandarlo a Cuba, si è fatto notare con volantini, con discorsi deliranti per i comunisti cubani e così via dicendo. Prossimo. Il limite della capacità fisica degli Zimbelli si vede qui. Impossibile per Oswald utilizzare questo vecchio fucile con questo piccolo telescopio giocattolo per sparare 7-8 volte nel giro di 3-4 secondi. Va al di là delle capacità fisiche nell'universo come noi lo conosciamo. Impossibile. La prossima. L'altro grande rischio, diciamo, professionale degli Zimbelli è quello di essere, di venire liquidati, come vedete qui. Lui sapeva troppo. Era un agente di ben 3 agenzie federali. L'avevano mandato Angleton della CIA l'aveva mandato a Mosca. Quindi bisogna tappargli la bocca. Arriva Jack Ruby. E quanti Jack Rubies abbiamo avuto l'11 settembre? Non so. Ecco i Zimbelli attuali, 19, non tutti sono qui, ma una buona parte. Atta, Jara, Hani Hanjour, imbranatissimo, incapace, non potrebbe mai prendere la patente. Questo qui, di lui ce ne sono 2 e anche di Jara ce ne sono 2. La presenza di Sosia, come vediamo nel caso di Oswald, è un segno sicuro della presenza di servizi segreti, e di loro diremo qualcosa fra qualche minuto. Solo non c'è nessuna prova per collegare questi individui a qualsiasi fatto dell'11 settembre, semplicemente non c'è. Ci sono foto di lui che attraverso l'aeroporto di Portland, Maine, questo non vuol dire che abbia pilotato un aereo contro le torri della World Trade Center. Atta, demonizzato. Sarebbe un fanatico musulmano, benissimo, fanatico musulmano che beve, alcolizzato, cocainomane, frequenta discoteche, convive con una prostituta con capelli rosa, mangia la bracciola di maiale, gli piacciono i Beastie Boys e quando litiga con una prostituta, lei c'ha dei gattini in casa, li smembra e getta le membra per la moquette come segno di dispetto, molto islamico. Ed è un agente doppio, reclutato dai tedeschi, poi dato agli americani. Ripeto, c'è uno ad Hamburgo e un altro nel Bronx. Oh, la faccia dell'orrore. Richard Reed, il bombardiere delle scarpe. Ecco perché se andate negli Stati Uniti non potete, dovete togliere le scarpe. Questo qui è un povero, se non fosse musulmano direi un povero Cristo. È uno che è stato trovato, dormiva sul pavimento della moschea di Brixton, che è notoriamente una scuola di Zimbelli del SIS, dell'MI6 britannico. Diciamo, dovrebbe essere ricoverato, è malato di mente. E a lui gli hanno detto: metti un po' di esplosivi nelle tue scarpe, dicembre, subito dopo 11 settembre. Un altro viso feroce, Khalid Sheikh Mohammed, la mente, secondo gli Stati Uniti, dell'11 settembre. Fanatico musulmano, stessi problemi, discoteche, cocaina, alcol, prostitute, sempre la stessa cosa. Poco islamico,
Ah, Bin Laden. Ecco Bin Laden modello 2004, prima delle elezioni, ha fatto un discorso delirante per aiutare Bush, per rinfrescare l'errore dell'11 settembre. Ecco il modello Bin Laden modello settembre 2007, proprio nel momento in cui prendeva volo il bombardiere B-52. E come vedete, non è la stessa persona. Di Bin Laden abbiamo avuto 4 o 5, uno grasso per l'inverno, uno gracile per l'estate, uno bonario, uno incazzato per i momenti di crisi. Ma qui si vede, il poveraccio, con tanti capelli grigi, ha perso una parte del suo fascino e non riusciva ad attirare le donne, si vede. Quindi ha cominciato a tingere la barba, come vedete qui. Grazie al mio lavoro di controspionaggio sono riuscito a capire quale attore adesso gioca il ruolo di Bin Laden, no? Interpreta il ruolo di Bin Laden, perché Bin Laden è una compagnia di attori. Ecco l'attore attuale, eccolo, vedete la somiglianza, eh? Capelli neri, prossimo. Ok, zimbelli e pedine abbiamo fatto. Se ci fossero domande... possiamo sempre fermarci. Ecco, proprio su questo schema io vorrei che provassimo a puntare un po' di più la nostra attenzione, perché vedete, non è questo uno schema semplicemente fattuale, cioè da questo schema non è che noi riusciamo a dire ecco, in base a questo schema i responsabili dell'11 settembre sono Cini perché ha spinto quel bottone, Rumsfeld perché era in maniche di camicia fuori dal Pentagono mentre avrebbe dovuto essere subito dopo che questo oggetto ha colpito il Pentagono a dirigere nella plancia di comando. No, non riusciamo a dire questo. E del resto non è forse neanche questo che interessa davvero fino in fondo. Riusciamo però a decodificare la maniera, il modo di funzionamento di queste agenzie e riusciamo a tenere inclusi più elementi possibile, cioè non dobbiamo, secondo noi di Fare Mondo, per esempio, agire per capire questi avvenimenti con una logica che scompone, che divide, dobbiamo avere una logica che include maggiori elementi di fatto e di verità possibili dentro degli schemi che siano plausibili. Poi è chiaro, noi siamo stati a Torino 2 giorni fa, c'era Mimmo Candido che ha dialogato con noi, giornalista editorialista della Stampa, e diceva, certo, va bene, sullo schema concettuale possiamo discutere, però lui ci obiettava, non tutto quello che può essere plausibile poi si realizza o è vero. Ma noi questo lo sappiamo. E sappiamo anche che non si potrà probabilmente mai pretendere da avvenimenti di questo tipo le classiche pistole fumanti oppure le famose gole profonde, poi magari di Umberto Eco, poi magari su questo aspetto torniamo. Fra l'altro noi siamo in Italia, cioè abbiamo avuto, l'Italia è stato un laboratorio di strategia della tensione a livello mondiale per almeno 40 anni, dico almeno 40 anni, poi contiamo anche le appendici genovesi, arriviamo al mezzo secolo in qualche modo. Quindi noi per primi, quando venne fuori l'11 settembre, certo non avevamo lì per lì immediatamente elementi di fatto, però siamo riusciti subito a collegare all'interno di una costellazione nota, concettualmente nota, questi avvenimenti. Ecco perché abbiamo iniziato a mandare mail, lettere ai giornali e abbiamo scontato anni durissimi di isolamento e di congiura del silenzio. Ecco, quindi se c'è magari qualche intervento, provocazione anche, commento su questo tipo di schema concettuale, io passerei il microfono, prego. Altrimenti possiamo sempre fare le talpe e i tecnici e poi... Prego, prego. È una domanda brevissima. Non ho mai capito l'11 settembre questi 19 zimbelli, se sono mai saliti sull'aereo, è stato documentato? Non si sa, non c'è nessuna documentazione, nessuna prova. Quello che si sa di loro è che alcuni di loro hanno dato basi militari americane nella Florida, nella California come il loro indirizzo. Quindi c'è una buona dose di agenti doppi. I piloti si sono addestrati negli aeroporti dei traffici della cocaina e delle armi dell'Iran Contras.
che vuol dire che praticamente l'apparato della CIA della Florida è stato utilizzato per addestrare 3 dei 4 accusati piloti. Poi sui problemi dei piloti vedremo un po', no? Perché sono appunto imparatissimi. Sì? No, niente. È semplicemente una tesi messa avanti, una illazione. Yes. Ecco, se c'è un altro intervento lo ascolterei. Ok, adesso andiamo avanti. Adesso facciamo un po' di talpe, la prossima. Dave Frasca, capo dell'islamismo alla FBI, lui sta ricevendo questi messaggi dal Minnesota, dall'Arizona. Qui ci sono arabi che vogliono imparare a volare, ma non il decollo e non l'atterraggio, solo volare e colpire bersaglio. E quindi lui riceve messaggi, centinaia di messaggi, che lui puntualmente butta nel cestino. E quindi si pone la domanda, lui è una talpa o no? È un incompetente o un traditore, un golpista? La prossima. Richard Clark, capo dell'antiterrorismo. L'interessante con lui, l'origine del mito, quello che lei sta chiedendo, è lui, nel senso che lui entra alla Casa Bianca quella mattina alle 9 e comincia a dire Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Al Qaeda, Al Qaeda, Al Qaeda, alle 9:10, quando nessuno sa niente. Lui comincia a dire Bin Laden, Al Qaeda. Sulla base di che cosa? Ha detto, beh, a loro piacciono gli attacchi molteplici, quindi devono essere loro. Mai sentito parlare di inganno strategico? Ha mai sentito parlare dell'Irish Republican Army o di altri gruppi? Non lo so, ce ne sono gruppi terroristi, i Tamals o quello che è, no? Al-Qaeda. Quindi l'autore della versione ufficiale è lui, e il regime americano non ha mai provato la tesi che scaturisce da lui a pochi minuti dopo le 9 del giorno stesso degli attentati. Non è mai stato comprovato in nessun senso. Lui poi l'ha detto durante la giornata alla CBS, alla CNN, ha fatto il giro della televisione mondiale e entro la fine della giornata Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Al Qaeda, Al Qaeda, Al Qaeda era diventato un incubo per tutta l'umanità. Giuliani, principalmente quello che lui ha fatto è di distruggere tutte le prove, ha distrutto la scena del crimine, ha preso l'acciaio che portava i segni colpevoli della demolizione controllata e ha trasportato questo acciaio in Cina per essere riciclato. Quindi lui ha violato la legge federale che dice è vietato toccare i rotami di una sciagura aerea dell'aviazione civile. Ha violato anche le leggi dello Stato di New York, quindi è pregiudicato da questo punto di vista. L'altra cosa con lui, lui ha ricevuto un ammonimento, le torri stanno per cadere, quindi lui scappò, purtroppo i lavoratori degli uffici, pompieri e poliziotti non ricevettero mai lo stesso ammonimento, loro morirono, circa 1000 persone nella torre sud di cui sto parlando, lui se la squagliò e adesso si presenta come candidato presidenziale sulla base del suo eroismo durante la giornata dell'11 settembre. Il generale Myers, 4 stelle, capo, vice capo dei capi di Stato maggiore congiunti, la sua aviazione militare per 2 ore non riesce a far decollare dei caccia capaci di mettersi vicini a qualsiasi di questi aerei presunti dirottati. Dobbiamo pensare che i golpisti nell'aviazione militare siano stati numerosissimi, che l'aviazione è stata un asse portante del golpe dell'11 settembre. All'interno di quello bisogna chiedere a lui. E adesso abbiamo perso. Magari mentre cerchiamo di ripristinare le diapositive, sì. Sentiamo se c'è a Myers qui, da qualche parte. Se c'è qualche intervento, se non c'è al momento nessun intervento. Quindi
le talpe stanno ancora lì. Possiamo dire viviamo ancora sotto il regime settembrista, no? I criminali di settembre stanno al potere e io suppongo che questa rete di talpe siano stati promotori del bombardiere canaglia B-52. Questa è la tragedia di tutte queste investigazioni, commissioni e così via dicendo, non hanno mai identificato i veri autori di questi fatti, non sono neanche arrivati vicino, quindi niente, i criminali di settembre stanno ancora al potere e stiamo vivendo sotto il regime settembrista. Qual è la prognosi? Vedremo. Ad ogni modo, ecco, rispetto a molte delle domande che ci vengono fatte, no? Allora, visto che la versione ufficiale si è dimostrata non plausibile, non logica, fisicamente impossibile in tantissime occasioni, vabbè, voi che cosa ci dite, no? Cioè, ditecelo voi, insomma, cioè, questa era... Ultimamente, proprio in questi giorni, per esempio, il Corriere della Sera, con la penna del suo vice direttore Battista, in diversi articoli, fra l'altro, una serie di articoli, chiede appunto: beh, allora se siete stati così bravi, diteci anche chi erano, cioè diteci i nomi, diteci come si sono mossi in quel giorno. Ora, è proprio questo tipo di schema che non va accolto. Perché in cose di questo tipo, in cui sono implicati in scenari multipli diversi compartimenti, tutti che operano allo stesso tempo e con ognuno un suo settore specifico, con vari livelli di regia, è praticamente quasi impossibile andare a ricostruire. Si possono ricostruire alcuni pezzettini, in genere per esempio le gole profonde, che al contrario di quello che pensa Umberto Eco, ci sono state molte gole profonde, il famoso whistleblower, sin dal 2002, questi parlano e dicono, ma cosa dicono? Ci testimoniano in termini molto precisi soltanto dei piccolissimi tasselli, senza essere a conoscenza del resto. Questo possono fare gli spifferatori, non di più. Proseguiamo. Spifferatori, Michael Springman dell'ufficio visti del consolato americano dell'Arabia Saudita ha detto: io ho dato visti a tanti terroristi che sono entrati negli Stati Uniti. Michael Springman, Dipartimento di Stato. Sybil Edmonds, traduttrice per l'FBI, noi avevamo documenti che portavano su un attentato imminente e queste cose sono state distrutte dal capo ufficio. Colleen Rowley, Sybil Edmonds era questo. Colleen Rowley, agente dell'FBI, nel Minnesota, aveva inoltrato queste richieste a Frasca, che abbiamo visto, e lui ha fatto finta di niente. Adesso la prossima. Ok, Sibeli Pedini abbiamo fatto, adesso talpe e golpisti della rete canaria, facciamo un po' di tecnici. Persone o enti su cui grava fondato sospetto di figurare fra questi tecnici. Tecnici notoriamente i killer professionisti della CIA, NSA, Pentagono. Per Iran Contra è sicuramente lui, Ted Shackley e Kleins, la famosa rete detta l'impresa, the enterprise, poi detta gli asteroidi, the asteroids, Spymaster della CIA, detto anche lo spettro grigio, the grey ghost, per quei traffici di armi e di stupefacenti era lui. La prossima, grazie mille. Andrew Marshall, cosiddetto Yoda, il futurologo di Rumsfeld. Lui doveva essere l'immaginazione del regime americano per attacchi futuri. Se la commissione dice che l'11 settembre è un fallimento dell'immaginazione, allora questa è la sua responsabilità. Ma io penso che abbia immaginato gli attacchi magari prima, forse in altra chiave. Le ditte militari private, Booz Allen Hamilton, che vedete qui, dice di essere in grado di coordinare anche le azioni più complicate, più
vaste con i suoi centri di comando. Per fare 11 settembre bisogna avere una sala grandissima con centinaia di elaboratori elettronici, centinaia di persone, comunicazioni modernissime, possibilmente fuori dal governo per renderlo più difficile per gli agenti della polizia di entrare. Quindi se è necessario procurare un mandato di perquisizione da un tribunale, questo vuol dire che è più difficile. Quindi io vorrei sapere che cosa stavano facendo quelli della Booz Allen Hamilton l'11 settembre. E lo stesso valga per Blackwater, che cosa stavano facendo, e anche per DynCorp. Queste ditte dicono di essere in grado di dirigere anche la guerra nucleare, se necessario. Adesso cambiamo, abbiamo finito con Zimbelli, Talpe e tecnici, e se non ci sono domande andiamo avanti a vedere un breve riepilogo delle assurdità, contraddizioni, impossibilità della versione ufficiale, per poi passare alle due cose che a me sembrano molto più, ancora più importanti: la minaccia a Bush, Angel is next, morto a Palangelo, e le 25 e passa a manovra. La prossima. Grosso problema: la soppressione totale della difesa aerea per 2 ore. Mentre durante la guerra fredda pensavano questi piloti di avere circa 10-15 minuti per montare qualche forma di difesa, adesso 2 ore, o per l'esattezza 1 ora e 55 minuti, fra il primo dirottamento e l'ultimo impatto, e mai un caccia si avvicina ad uno di questi aerei. Quindi un fallimento completo che indica di nuovo la partecipazione della forza aerea al golpe. Di nuovo ATA, abbiamo visto i suoi tanti problemi. C'è un altro problema: se lui può pilotare un aereo, ed è impossibile, lo dicono piloti di grande esperienza, è semplicemente inconcepibile che un individuo di questo tipo, con questo bagaglio di cocaina e alcol e tutto il resto, non ce la fa. Invece l'ipotesi che mi sembra ancora più probabile è il Global Hawk, che è una tecnologia che vedete qui, aerei senza pilota, teleguidati, che vanno a schiantarsi. Questo risolve anche il problema, anche un fanatico capace, non un pilota di grande esperienza. Ci sono testimonianze di kamikaze che sono tornati vivi in qualche modo e parlano della crisi mentale, dello stress incredibile di fare questo mestiere di kamikaze, e quindi vuol dire che questo è inattendibile, insomma non ci si può fidare di un risultato. E quindi dopo aver speso miliardi di dollari con centinaia e centinaia di persone, migliaia di persone, non è possibile che tutto questo dipendesse da un individuo che magari può avere una crisi di nervosa e semplicemente buttarsi con la paracadute o quello che è la prossima. La caduta delle torri è una fonte immensa di contraddizioni. Come vedete qui, non è un collasso, un'esplosione che sta buttando grossi pezzi di ruderi e di rotami anche in alto, e la polverizzazione di un'immensa struttura in aria, caduta velocissima alla velocità della gravità, caduta perfettamente simmetrica, tutto sulla base originaria dell'edificio, sbuffi che non vediamo qui, magari qui uno sbuffo, un po' di fumo che esce probabilmente da una carica esplosiva che sta esplodendo, e ce ne sono tanti di questi sbuffi. La prossima. Naturalmente questi edifici moderni, grattacieli moderni, possono bruciare per ore e ore e ore, non crollano, non c'è quasi nessun danno alla struttura portante, alla struttura statica di questi stabili. Quello più famoso magari recentemente in Madrid, la torre Windsor, brucia per più di 24 ore con un fuoco enorme, molto più grave anche di questo. Nessun danno strutturale. La prossima. Qui c'è anche il problema della struttura estremamente robusta
delle due torri con queste colonne, pilastri e questa struttura di, che c'è fra di loro. Inconcepibile che un fuoco di cherosene ce la faccia a far fondere queste strutture, anche dato il fatto che tendono a convogliare il calore in altre direzioni, dissipare il calore nell'intera struttura. C'è la teoria dei pancakes, la teoria delle crepe, anche se dovessero cadere i vari piani, questa struttura sarebbe ancora lì, perché è semplicemente impossibile far cadere questo con un fuoco del tipo che abbiamo visto. Demolizione controllata, classica, tradizionale, si fa così, tante piccole esplosioni controllate attraverso un computer. Prossima. Quello che invece che vediamo, non so se questo è visibile, ma qui vedete tanto metallo fuso, tanto metallo liquido che sta venendo fuori da una delle torri. Prossima. E qui più chiaramente un flusso di metallo fuso caldissimo che non può scaturire chiaramente da un fuoco di cherosene, deve essere la demolizione controllata. Il mio libro, il primo libro, in assoluto libro, che parla di termite come possibile mezzo, nel frattempo il professore Stephen Jones, fisico ex dell'Università di Brigham Young, ha provato la tesi con documenti che potete trovare in linea, quindi non c'è nessun dubbio, ci sono esplosioni ma anche termite. E naturalmente magari la cosa non finisce qui, magari qualche altra cosa, ma finora nessuna ipotesi attendibile è stata comprovata, quindi chiediamo più ricerca. Vedete qui come questo è stato, questa colonna di acciaio massiccio, robusto, è stata tagliata così precisamente come da un coltello, dalla fiamma ossidrica, dalla torcia all'acetilene. Vedete qui, con un po' di metallo fuso. Adesso, credete veramente che questo sia il risultato di un fuoco di cherosene? Semplicemente assurdo. E invece questa storia, questo mito assurdo, c'ha tanti taloni di Achille e per molte persone il reductio ad absurdo, la reductio ad absurdo dell'intera cosa è la Torre Settima che cade 5 o 6 ore dopo le altre, nessun impatto di nessun aereo, fuoco c'è ma molto limitato, danni di ruderi o di rotami estremamente limitati e nonostante questo cade al tardo pomeriggio con quello che vedete, una demolizione controllata classica, si sviluppa un punto debole qui e poi la cosa collassa su se stesso, velocità della gravità perfettamente simmetrico e perfettamente impossibile. La prossima. E qui abbiamo anche questo momento di grande imbarazzo della BBC, la simpatica annunciatrice ci informa che l'edificio di Salomon Brothers, la Torre 7, è già fracolato, è già venuto giù. Solo che questa signora purtroppo non è newyorkese, quindi non si accorge che l'edificio di cui sta parlando sta proprio qui, dietro di lei. Con 23 minuti di anticipo la BBC rende noto il collasso e anche altre reti, e c'è poi questa famosa dichiarazione del proprietario Silverstein che ha detto noi abbiamo deciso di far scendere questo edificio. Ecco, io fermerei un attimo su questo fotogramma qui, perché questa è una notizia che venne data l'11 settembre, però nel tourbillon di informazione passò assolutamente inosservata. La siamo andati a ripescare anni dopo, distrattamente riguardando continuamente queste immagini. Cioè, chiediamoci com'è stato possibile poi che appunto questa c'era, questi sono documenti assolutamente ufficiali, insomma. E non è un fotomontaggio, c'è stata una squadra di tecnici che se n'è occupata,
per vedere se stabilire di tutte le provenienze politiche. No, non è stato un fotomontaggio. Sono andati proprio anche alla TV, hanno chiesto le matrici, come insomma gli originali, e così hanno confermato tutto. E questo però magari poi facciamo una riflessione su qual è il tipo di Truman Show che abbiamo vissuto in tutti questi anni. Adesso io vorrei chiedere una cosa, io farei una pausa adesso di 10 minuti, continuiamo poi fino alle 7:30 dopo, e, ecco, però che siano proprio 10 minuti, nel frattempo l'autore può firmare, fare delle dediche sui libri, ecco, perché così l'attenzione poi magari dopo una piccola pausa riprenderà e vedremo l'ultima parte della conferenza. Grazie.